Salve ragazzi, bentornati alla nostra bellissima custom map serale. Siamo di nuovo qua, signori. Bene, bene, non siamo da soli. Siamo in compagnia di Gianfranfilippo delle montagne innevate del Madagascar, che mi guarda. E nell'ultimo episodio, ovviamente, abbiamo posizionato il blocco di lana giallo nel posto sbagliato, perché qua ci andava quello magenta. L'ho appena notato questo fatto. Dov'era il giallo? Ok, qua, scusami, mi ero sbagliato. Ok, quindi io ho messo un attimino a posto l'inventario. Ovviamente sono sempre messo malissimo, ragazzi, con l'armatura lo potete vedere tranquillamente da soli, sto messo veramente veramente male, ma non è un problema. Qua abbiamo un bel po' di roba, cibo sì, non è che ne ho tantissimo, magari mi prenderei questi 15 pezzettini di carbone. Ho finito anche il carbone? No, qualcuno ce l'ho ancora. Facciamoci delle torce, anzi guarda, me lo porto, ma le torce non le faccio ancora, e andiamo a cercare il prossimo blocco. Mi porto anche il backpack con me, cioè la shulker box fondamentalmente. Qua fuori sta succedendo un po' una caciara. Allora ragazzi, non litigate, perché con calma, con calma, stanno litigando tutti. Oh mio Dio, cioè stanno litigando da quella parte, cioè ci sarà uno scheletro sicuramente. Allora, comunque, vediamo che cosa dobbiamo fare. Allora, cerchiamo di salire in un posto abbastanza alto e guardiamo. Allora, quello l'abbiamo preso. E là vedo un blocco verde, rosso. Qual è quello più vicino? Sapete che non riesco a capire. C'è un elicottero. Porca zozza, raga, ho visto un elicottero. Qua lascio aperto, così magari i miei cagnetti escono fuori, ammazzano gli scheletri e trovo delle bellissime ossa belle pronte per me. Lassù c'è un elicottero. Io devo assolutamente andare lassù a sto punto. Cioè, voglio dire, ragazzi, un elicottero, magari c'è qualcosa sopra, che ne sai? Ok, saliamo, arrampichiamoci selvaggiamente. Mio Dio, attenzione, le montagne sono assurde, ma ce la farò ad arrampicarmi, più o meno. Oddio, insomma. Ok, rompiamo un po' di blocchi, ci prendiamo un po' di blocchi, ragazzi. E facciamoci la nostra arrampicata verso la salvezza. È arrivato lo scheletro schifoso. Porca zozza. Vieni, vieni, vienici. Vienici che ti secco malissimo. Maledetto bastardo, muorici malissimo. Dammi le tue ossa che devo rifarmi l'esercito della morte, ragazzi, perché i miei cagnetti sono morti tutti nell'ultima puntata. È stata una tragedia. Non se n'è salvato nemmeno uno. E stavolta però io devo farmi un esercito con 37 miliardi di cani, così vado in giro bello felice e tranquillo. Nel mentre continuiamo ad arrampicarci verso quell'elicottero, perché chissà che cosa nasconde. Ok, sono veramente curioso dove cacchiarola sta sta elicottero. Qua c'è un altro. Ok, aspetta, aspetta. Ecco qua l'elicottero. Ma fermi un attimo, qua c'è un po' di gente. Oh, ma è giorno, perché mi attacchi, maledetto? È giorno! È giorno, rincoglionito. Ok, non lo sapeva che era giorno, evidentemente. È un ragno un po' distratto. E vabbè, signori, siamo passati al pane. E questa è una tragedia. Qua c'è un bel po' di gente. C'è un accampamento lì giù. Ok, un creeper. Non c'è problema perché c'ho lo scudo. Non ce ne frega niente a noi dei creeper, signori. E cos'è là? L'armata. Signori, là c'è un'armata, oddio. Vabbè, andiamo un attimino a vedere qua che cosa succede. Buongiorno a tutti. Sto venendo qui perché devo esplorare l'elicottero. Permesso, salve. C'è qualcosa di carino? Qua non c'è nulla. Mettiamo torce da tutte le parti, ragazzi. Ecco l'elicottero. Ehi, Gast, ma tu sei un pazzo schizzato. Rompi sto coso. Ok, sta arrivando il Mister Cripozzo, che esplode ovviamente. E qua abbiamo un bellissimo elicottero. Buongiorno signor scheletro. Sì, no, tu sei uno zombie, non sei uno scheletro. Ok, inizio ad avere le allucinazioni. Ho appena iniziato a giocare. La cosa non si fa per niente bella, ragazzi. Ok, saliamo. Ma parte sto coso. Ragazzi, immaginate se sto coso parte. Mio Dio, c'ho un enchanting table. Non ci sto credendo, non ci sto credendo. Prenditela subito. Questo fa qualcosa? Non fa un cacchio? No. Carino però l'elicottero. Qua cosa c'è di bello? Niente. Diamanti. Vabbè, pane. Ok. Un ender, per scudi, insomma un po' di roba. Mi prendo pure sta roba perché non si sa mai, magari mi potrebbe servire. Allora, intanto andiamo a fare un attimino una visitina a questi simpatici amici qua, che secondo me nascondono una specie di dungeon. Da qualche parte ci deve essere un dungeon. Io metto torce. Cioè, mangiamoci un po' di pane. Ragazzi, ho visto quello che potrebbe essere una grotta. Oh mio Dio, un ghast. Oh cacchiarola, porca zozza. Aspetta un attimo. Da dove è spuntato mostro? Oh, fermati tu. Ragazzo, hai rotto le palle. È notte, è notte. Purtroppo, ragazzi. Porca zozza. Attenzione. Raga, oddio. Dove sta? Dove sta? Senti, ascoltami un attimo, signor ghast. Mi ha rotto un po' le palle. Dov'è? Sta là che... morici, ma è morto? No, da dove cavolo è spuntato sto tipo? Permesso? Lo so, non dovrei stare qua, ma non fa niente. No, i silverfish, no! E dai, no, però che palle! Saranno solo loro? Proviamo a vedere, vediamo se ne spuntano altri. No! La situazione si fa brutta. Raga, mi hanno circondato. No, no, sono circondato tantissimo. Come mi muovo mi fanno ma... Porca zozza, ragazzi, muoio.
Raga, qua ci muoio. Devo uscire da qua. Posso saltare in qualche modo. Raga, qua ci muoio. Ci sto per morire. Attenzione, sto andando indietro. Attenzione, mezzo cuore. Mezzo cuore. No! Porca zozza, sono morto tantissimo. Dormi, dove sto dormendo? Dai, mannaggia le patanelle coltivate, zio Billy, non è possibile. Ok, devo salire di qua, ok. Non era di qua, mi sto perdendo tantissimo. Dov'è? Oddio, mi sto perdendo, lo sapevo. No, c'è un creeper, attenzione. Il momento è drammatico. Oddio, raga, qua ci muoio, No, ma porca zozza. Doveva essere una scampagnata felice e tranquilla e invece si è trasformata in una tragedia perché ci sono gli spawner dei ghast. Ma chi cazzarola ce l'ha messo uno spawner di ghast là? E voi direte il creatore della mappa. E io lo so che ce l'ha messo il creatore della mappa, ma perché questa cattiveria così? Ok, ci stiamo avvicinando tantissimo. Porca miseria, devo fare rapido, raga, rapidissimo. Ok, i miei oggetti stanno là, c'è anche un creeper. Creeperozzo, buongiorno, ciao creeper. Io passo e me ne scappo subito, subitissimo. Mi allontano un attimo, metti qualcosa addosso, mettiti una spada, ok. Stanno arrivando i creeper, ok, devo attrezzarmi un attimino. Mamma mia, quanta gente. Raga, la gente mi sta attanagliando. Fermi tutti, creeper di là, ok. Intanto sto mangiando questo buonissimo e inutilissimo pane. Vado a prendermi altra roba. No, non ti infilare là dentro che ci rimani secco. Non cadere, oh mio Dio, stavo per cadere giù. No, raga, con calma. Metti una cacchio di torcia. Ok, riscendiamo, facciamo giro tondo. L'importante è mantenere la calma. Noi dobbiamo semplicemente mantenere la calma, che è quella che non abbiamo mai quando giochiamo. No, ancora tu, però hai rotto le palle. Aspetta un attimo, fermo. No, io, raga, io me ne vado nell'elicottero, non me ne frega niente. Qua sto al sicuro, in teoria. Ok, ragioniamo con molta calma, signori. Intanto iniziamo a sistemarci di nuovo l'inventario, che nel mentre si è fatto veramente una cosa inguardabile. Mettiamoci le cose giuste al posto giusto. Dovremmo avere tutto, in teoria. Ok, in teoria sì. Mo, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare della nostra esistenza. Quindi io a sto punto mi dirigerei un attimino da queste parti. Io devo capire dove arriva sto ghast. Non me ne frega niente di... Aspetta, illuminiamo un attimo qua. E attenzione, no, qua ci rimuovo io di nuovo. Aiuto. Aspetta, è perché c'ho il pane, raga. Il pane fa schifo, mangiati il pane. Ok, recuperiamo un po' di vita. Allora, il ghast sta lassù. Ma lassù che cosa c'è? No, raga, c'è qualcosa lassù, guardate. Ma allora non sono nuvole. Cos'è quella roba? Non ci voglio credere, io non ci sto credendo. Cioè, mi stai dicendo che io prima o poi dovrò arrampicarmi lassù, ma come ci arrivo? Vabbè, non è un grosso problema per il momento. Allora, cerchiamo di capire se quassù c'è qualcosa di utile o di pericoloso, perché secondo me ci deve essere lo spawner di sto cacchio di ghast. Ok, siamo alla croce, fermi tutti. Ok, ci sono. Quelli si stanno litigando per i fatti loro, io metto qua. Non capisco da dove cacchio spawnano i ghast, però qua c'è una chest. Sì! No! Ma tua sorella, quella grandissima creeper assassina. Porca zozza, sono esploso in 2797 pezzi. Ok, sto sclerando tantissimo. Non dovrei sclerare, dovrei essere più calmo. Ragazzi, ricordatevi che la calma è la virtù dei forti. Quando giocate con calma, solitamente vincete. Io invece sto giocando in modo drammatico. Mi devo riarrampicare un'altra volta fino all'assumo. Chissà dove è finita la mia roba. Mamma mia, che palle, dove sto andando? Ok, saltiamo un attimino felici di qua. Ok, arrampichiamoci. Attenzione. Ok, con calma. Io dico con calma e continuo a correre come un pazzo esaurito. Devo andarmi a prendere le cose, raga. Io non mi posso permettere di perdere oggetti. Capite che sto messo malissimo. Stavo cadendo giù. Mamma mia, il terrore. Sto ricadendo giù. Ok. Da dove cacchio sto salendo? Mi sto facendo una strada lunghissima. Ok. Sì. Sono morto là, ma i miei pezzi saranno sparpagliati da tutte le parti, io già lo so. Aspettate un attimo, Con calma, con moltissima calma, raccogliamo tutti i pezzetti che abbiamo perso in giro per il mondo. Ok, sto raccogliendo tutto, sì, più o meno sì. Puoi metterti qualcosa intanto? Bravo. Allora, spada, non ce l'ho, tu vai qua. Dov'è la spada? Qua c'è altra roba, guardate i miei pezzi dove cacchio sono finito da tutte le parti. Guarda dove sono andati. No, chi cacchio... Che cos'è stato? Cos'è stato? Chi è che mi ha dato fuoco? Quel deficiente che sta morendo al... Oh mio Dio. Oh, e basta, avete rotto le palle un attimo tutti. Muorici un attimo. Porca miseria. Raga, è difficile, Cioè, questa custom map è abbastanza difficile. Ok. Aspettate un attimo che... Le torce, perfetto, anche prese. Prendiamoci altra roba. Cioè, non sono morto, sono esploso in 2700 pezzi. Porca vacca. Ok, torniamo nell'elicottero, ragazzi. Per forza. E a sto punto io farei una cosa molto saggia, cioè posare le cose che non mi servono nell'elicottero. Visto che siamo qua nei paraggi,
non ha senso che io vada in giro con tutta sta roba, quindi mi porterò semplicemente il minimo indispensabile per sopravvivere. Ok, magari un po' di torce me le faccio, sicuramente, facciamo così. Ok, ma non avevo io anche degli altri pezzi di armatura? No, ho perso tutto. Ok, signori, ci riproviamo. Vediamo se ci sono altri pezzi in giro qua sparpagliati. Ma porca la miseriaccia zozza, guardate voi. Aha, però in compenso non mi sono preso il piccone, sono scemo. Ok, 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 scusa, non lo faccio più. E basta, un po' hai rotto le palle. Dammi il piccone. No, no, non c'è il piccone. No, non c'è il piccone. No, no, quel piccone lo devo trovare assolutamente, raga. Non scherziamo proprio, non scherziamo. Quel piccone c'aveva mending, era fighissimo. No, forse non aveva mending, ma era fighissimo comunque. Dove cacchio ho quel coso? Qua, qua, ok. Dov'è il mio piccone? Il mio piccone. Ok, piccone, 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 piccone. Piccolino, dove sei? Piccone! No, dov'è il mio piccone? Mi sto incazzando come una faina. Dov'è il mio piccone? E senti, Gast, in questo momento stai rompendo le palle più del dovuto. Il mio piccone, qualcuno ha visto un piccone? Non mi dica che mi sei... No, dai, no. Qua c'è altra roba, magari... Potrebbe essere finita fin qua. Non penso. Raga, non trovo il piccone. Raga, non trovo il piccone, porca zozza. Aspettate un attimo. E qua come cacchio ci salgo, mo che non ho il piccone per scavà? Devo arrampicarmi da quest'altra parte? Probabilmente sì, proviamo così. Raga, siamo in versione capretta di montagna alpina. Mettiamo altre torce. Togliti dalle balle, tu. Ok, ho sentito il creeper proprio... Madò, i creeper che esplodono. Se qua a terra c'è il mio piccone, me lo state distruggendo, ragazzi. Ma no, raga, ho perso il piccone. Ho perso il cacchio del piccone, non ci voglio credere. Cioè, non ci sto assolutamente credendo. Qua stanno spuntando 2700 zombie. Ma porca zozza ladra. E basta un... Scusami, lo so, hai ragione, ma ho la pagnottella di pane in mano, non riesco a mangiare. Ok, mangiamo con calma. Ragazzi, ho perso il piccone. Questo è un problema. Qua non c'è il piccone, no, non me lo sono sognato, l'ho proprio perso. L'ho raccolto e non me ne sono accorto. Ok, non l'ho perso, l'ho raccolto. Ok, l'avevo perso, ma spero che... Non lo so, raga, me l'ho sottolato nell'inventario. Comunque abbiamo il piccone. Questa è una cosa molto buona. Ok. Posso andare? Allora, ammazziamo questo intanto subito. Oh, me ne frega niente, adesso ti secco tantissimo. Mo' giochiamo un attimino in modalità pro gamer super mega Excelsior. Che altrimenti qua, raga, non finiamo mai di attraversare sto dungeon. Ammazziamo anche questo subito proprio. Chi è? Porca zozza. Ma porca zozza, ladra, schifosa, non riesco manco a beccare. Ma da dove cavolo spunta? Aspettate, raga, che c'ho una questione in sospeso con un certo Gast. Adesso lo devo seccare, assolutamente. Dov'è? Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Non sono morto, non ci sto credendo. Prendi sto letto, maledetto. Oddio, che disperazione sta puntata. No, raga, ma queste sono le puntate drammatiche. Ma io non ce la faccio così, non ce la posso fare. Ma mi devo riarrampicare, devo riscalare un'altra volta le montagne. Con un letto in mano, ma chi so? Non ho capito, che cosa sto facendo con i letti in mano? Vado a vendere materassi in giro per il mondo. Porca zozza. Ok, ok, basta lamentarsi, signori. Facciamo le persone forti, quelle che affrontano il problema di petto proprio con coraggio. E cerchiamo di non... Dove cacchio la devo andare? Cerchiamo di non perderci. Andiamo a mettere sto letto da qualche parte. No, signor Zombo, lei non deve rompere le palle, perché in questo momento non c'ho nulla con me. Quindi, per favore, gentilmente... Non ci rimanere, maledetto, schifoso, che non ce la fa manca a saltare quest'altro. Vai, vai, elicottero. Punta all'elicottero e non ti preoccupare. Ok, ok, non è l'elicottero ma non fa niente. Vabbè, andiamoci a prendere altra roba, non fa nulla. Prendiamoci altri oggetti qua in giro. Dove sono morto stavolta? Oh, raga, non trovo dove sono... Qua sono morto. Vabbè, qua c'è la cascata di Poseidone che mi ha buttato gli oggetti in... Vabbè, non lo so manco di dove me l'ha buttati, ma me li ha buttati lontano. È molto buio, è tutto molto buio. E io quanta roba ho preso? Potrei aver preso tutto? Forse sì, vabbè, andiamo... Nell'elicottero, signori. La nostra nuova momentanea casa. Un bellissimo elicottero. Mi sto bloccando tantissimo. Porca zozza. Metti questo coso qua. Dormi. Ok, ragazzi, stiamo dormendo. Almeno questo lo stiamo facendo.
Bene, abbiamo settato il punto di spawn nell'elicottero, aggiustiamoci un attimo tutta la situazione. Qua ho perso qualcosa, sicuramente. Il cibo, non ho cibo e questa non è una cosa buona, quindi andiamoci a riprendere il cibo perché da qualche parte sarà il mio cibo. Buongiorno, qualcuno di voi ha visto il mio pane, per favore? Avevo del pane, lo so che fa schifo. Ancora sti cacchio di gas. Oh, madonna, aspetta un attimo, basta. Hai rotto le palle, te lo giuro, basta. Muorici, porca zozza. Dove sta lo spawner di sto coso? Stava qua. Non lo trovo, non trovo lo spawner. No, è pure Silver. Ragazzi, ciao. No, non ci credo, sto riscappando di nuovo. Ma che schifo. Che schifo di puntata, non ci sto credendo. Ma perché queste cose? Ritorna nell'elicottero. Ma mangia, cosa mangi? Non c'ho niente. No, ce l'ho il pane, aspetta, c'ho del pane. Mangiamo. Ok, mangiamo, insomma, rifocilliamoci un attimo, ragazzi, e poi andiamo all'attacco. Non ho manco capito qua che cacchio sarebbe sto posto. Cioè, c'è un sacco di roba, fondamentalmente. Le frecce ce le ho? No. Dove sono le frecce? Mi sono perso le frecce, non me lo dire. Mi sono perso le frecce, ma porca zozza, mi sono perso le frecce, non ci sto credendo. Allora, con calma. Spostati che mi fai prendere. Porca vacca, ladra e schifosa. Tra un po' mi finisce anche la spada. Cioè, rendetevi conto come siamo combinati, signori. Rendetevi conto, non c'ho armatura, non c'ho niente. Dov'è lo spawner di... Mo ci rimuoio. Ci potrei rimorire tantissimo. Metti delle torce, benedette. Ok, ok. Aspetta. Con calma, mangiamo. Dov'è il ghast? Il ghast sta lassù, ok. Allora, lo spawner del ghast era qua vicino. Perché io adesso non lo trovo? Era qua, me lo ricordo, si vedeva chiaramente. Eccolo qua. Allora, sto spawner maledetto lo distruggiamo e siamo tutti quanti contenti. Via. Non ho lo scudo, ero convinto di avere lo scudo. Porca zozza, mo ci muoio un'altra volta. Ero convintissimo di avere lo scudo. Cioè, mi stavo parando senza nulla. Vabbè, ok. Qua abbiamo preso tutto, sì. Ok, ghast morto. E fin qua siamo tutti quanti contenti. Questo pure l'abbiamo ucciso, mangiamo un attimo. Cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare. Allora, qua sotto cosa c'era? Nulla, va bene. Però io ho visto che c'era una piccola grotta qui in basso, quindi io volevo andare a vedere un attimino questa grotta, ragazzi, prima di decidere cosa dobbiamo fare della nostra esistenza. Ma perché io non mangio? Perché non mangio prima di affrontare sta roba? Perché non mangio che adesso questo... C'ho un creeper dietro che mi sta inseguendo tantissimo. Attenzione, bisogna fare dei salti velocissimi. Ok, ce l'ho un altro scudo qua dentro. Sicuramente c'è... Oh, no, non me l'ero proprio tolto lo scudo. Non è che non ce l'avevo. Ok. Rimangiamo e ributtiamoci all'avventura. Ma questo fa qualcosa? Fa un cacchio, questo elicottero è tutto finto. Questo è un blocchi di lapislazzolo. Sì, abbiamo blocchi di lapislazzolo. Abbiamo l'enchanting table, abbiamo i libri. Mi mancano solamente i minerali e siamo a posto. Guarda, mi fai molto piacere se esplodi. Perfetto. Attenzione, mezzo cuore. Ma perché sto sempre con mezzo cuore? Perché? Perché questa cosa drammatica? Ok. Attenzione, scheletrino, maledetto. E tira sta freccia. Ma vai a quel paese, ma muorici due secondi. Dove sta? E muorici. Ma guarda se muore. Ok. Sono senza... No, sto in un buco. Sto senza spada. Porca zozza. No, con calma, c'ho mezzo. Oddio, c'ho tre cuori. Un cuore e mezzo. Attenzione, un cuore e mezzo. Sono inseguito da tutti. Sto scappando tantissimo. Però potrei mangiare. Ok, raga, è ritirata strategica, signori. Ma ritirata tanto strategica, mi sono buttato in acqua. Perché ho visto una chest qua. Ti prego, fa che non ci siano mob spawner. Ti prego, che mi basta uno sputacchio e muoio. C'è un'altra barca. C'è una barca della liberazione. Cosa c'è qua dentro? Un libro, oddio, un libro. Big Daddy, c'è un sacco di roba qua. Non è vero, tre cose in croce. E ok, vabbè, signori, dobbiamo riconquistare la posizione. Ok, vabbè, non importa. Io con questo, oddio, come sono messo male. Guardate come sto proprio brutto con questi pantaloni. Aspettate che, no, non ce la faccio. Facciamo così, costo di morire, ecco, così è meglio. Bene ragazzi, io mi fermerei qua perché insomma è stata una puntata molto allo sclero selvaggio, cioè non abbiamo fatto fondamentalmente nessun progresso se non esplorare un po' la zona. In ogni caso, come sempre vi ricordo, se la puntata vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like, spolliciate, condividete sia il video che il canale sui vostri social e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per rimanere aggiornati con tutte le notizie.
modifiche che vi arriveranno sicuramente, perché YouTube ve le manda. Comunque, questo video finisce qua e come sempre vi do appuntamento sul canale per un prossimo episodio. Ciao ragazzi!